gomito si abbassa e trasmettiamo lo squilibrio in rotazione. Passo all'indietro, andiamo a bloccare la testa, pieghiamo il gomito ed estendiamo il movimento. Il movimento parte dall'anca anche con la proiezione. Quindi usciamo, piedi paralleli ai suoi. Da qui pieghiamo il gomito, come portare la katana sopra la nostra testa. Movimento di tenkan che trasmette squilibrio. Da qui vado a scendere con questa, salgo e ruoto. La testa deve essere controllata anche dalla mia posizione, non siate troppo esterni. Va bene qua. Anca, pensate al gioco. Da qui, da questa posizione, abbassate bene il gomito, qui, ruotate e da qui non andate indietro ancora prima di cominciare a lavorare. Tagliate col kendo. Poi da qui, movimento d'anca. Da kendo kamae, passate in skino kamae. E poi tornate di nuovo a portare il movimento in avanti. Però non dovete cominciare a andare via con questa gamba e qui è ancora lì. Dovete creare squilibrio. Adesso qui è possibile lavorare. Quindi se il vostro che è fondamentalmente questa gamba avanti, da qui non potete portarlo indietro. Dovete squilibrarlo. Poi da qui è facile lavorare sul suo centro. Ich, ni, san. Quindi mentre fate il giro dovete creare lo squilibrio. Qui, questo squilibrio. Quindi il vostro tenkan deve trasmettere bene il movimento. Allora, uno, sempre stessa uscita di prima. Questa volta, dopo aver portato il braccio in questo modo, entro e ruoto. La mia entrata deve essere con la schiena vicina al suo corpo. Quando ruoto, questo rimane sempre davanti a me, in modo da arrivare poi in questa posizione. Da qui devo avere l'idea della proiezione all'indietro per creare una reazione in lui che mi permette di poterlo poi squilibrare in avanti. Quindi entro, da qui abbasso il gomito, questo è importante, abbasso il gomito, entro, creo la connessione, ruoto. Tendi. Da qui riestendo nuovamente l'anca creando lo stesso squilibrio di prima. Ancora controllo con il ginocchio la sua testa. Questo si estende. Ricordate che qui dobbiamo avere l'idea di schiacciare più che verso il basso, in modo da creare una reazione naturale verso l'alto, che sfruttiamo per la proiezione. E